Bene, oggi cercheremo di leggere insieme Romani capitolo 12, la lettera ai Romani capitolo 12. Alcuni concetti, perché è un capitolo talmente intenso, talmente pieno di concetti meravigliosi e importanti, ma qualcosa cercheremo di approfondire, di capire meglio, cercheremo di approfondire i concetti fondamentali. Quindi leggiamo un pezzo alla volta e commentiamo insieme. Cosa dice all'inizio la lettera ai Romani, capitolo 12? Chi vuole leggere? Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Ok, per il momento fermiamoci qui, poi continueremo. Io vi esorto, prima di ogni altra cosa, dice questo testo, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Quindi, cosa vuol dire? Nell'Antico Testamento c'erano, per essere perdonati, c'erano i sacrifici degli animali, no? C'era tutto un cerimoniale. Per chiedere perdono di ogni peccato c'era un cerimoniale diverso, e bisognava sacrificare gli animali e fare tutte le procedure. Oggi noi abbiamo il perdono gratuito di Dio, diventiamo credenti per la sua grazia, perché lui ha voluto donarci questa salvezza, perché ha voluto dare il suo figlio Gesù Cristo, Dio, per ciascuno di noi. È morto al nostro posto. E Dio ha avuto questo piano meraviglioso di dare il suo figlio, e che non significa che sia stato fatto così alla leggera. Gesù ha sofferto tremendamente, proprio perché è Dio, si è fatto uomo. Ah, la sua sofferenza è stata terribile. Gli hanno sputato addosso, l'hanno preso in giro, l'hanno messo la corona di spine, l'hanno crocifisso con i chiodi arrugginiti. È terribile quello che ha subito Gesù al nostro posto, la lancia nel costato. È terribile. E oggi noi siamo diventati il sacrificio vivente. C'era questo sacrificio cerimoniale, c'era questo sacrificio rituale, liturgico, religioso, non possiamo chiamarlo, degli animali, ma oggi il sacrificio di Gesù è per sempre. Lo chiamiamo il sacrificio perfetto. Nell'Antico Testamento allora c'era questo sacrificio cerimoniale, rituale, religioso. Gesù, che oggi abbiamo ricordato col pane e col vino, è il sacrificio perfetto, perfetto per tutte le epoche, per tutto il mondo, per tutte le persone. È il sacrificio perfetto. E basta guardare a questo sacrificio oggi per essere salvati, basta guardare a Gesù. Non dovete guardare a Danilo Valla, non dovete guardare al vostro pastore, non dovete guardare ai nostri anziani, dovete guardare a Gesù. Dobbiamo guardare a Gesù per essere salvati. Semplicemente guardare a lui, vederlo sulla croce e dire grazie. Avrei dovuto esserci io su quella croce, ma ci sei tu. Hai pagato al mio posto. Grazie, capisco, accetto. Grazie, accetto questa tua salvezza, questo tuo dono, questa è la grazia. E la nostra fede è questo accettare il sacrificio di Gesù.
Accetto, capisco che sei morto per me, accetto e ricevo la vita eterna. A quel punto diventiamo sacrificio vivente, quindi sacrificio cerimoniale, rituale, religioso nell'Antico Testamento, sacrificio perfetto, quello di Gesù, sacrificio vivente, quello dei credenti. Sacrificio vivente, vivono, noi viviamo, noi credenti, ma la nostra vita è un sacrificio, la diamo in sacrificio, viviamo per il Signore Gesù, non sono più io che vivo, per Corinzi 5, 17, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, la vita che vivo ora nella carne, vivo nella fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco la nostra vita, sacrificio vivente. Siamo un sacrificio vivente in mezzo a questo mondo, fino a quando Lui vorrà venire a prenderci, fino a quando tornerà, noi siamo un sacrificio vivente. E allora queste prime parole sono chiare, io vi esorto, prima di ogni cosa, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Il che è il vostro culto spirituale? Che cos'è il culto? È rendere onore a Dio, rendere lode a Dio, dare a Dio la grandezza, proclamare la grandezza del suo amore, della sua verità, della sua giustizia. Questo è il culto, è il nostro culto spirituale, è presentare questi nostri corpi in sacrificio vivente. E attenzione, i nostri corpi non è una filosofia, non sono pensieri soltanto, è la realtà del nostro essere concreto. Noi dobbiamo vivere come un sacrificio vivente, concretamente parlare, vivere, prendere delle decisioni, fare delle scelte concretamente con la nostra fisicità, con le nostre mani. Quindi presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, santo. Questo è l'unico modo per essere santi, per esprimere la nostra santità che abbiamo accettato, la nostra salvezza, perché siamo diventati santi nel momento in cui ci abbiamo accettato il Signore. Questo nostro è il vivere come sacrificio vivente, è il nostro culto spirituale, santo. Che tu accetti, che tu approvi, che tu gradisci, questo è il culto che tu vuoi. Non il culto delle parole, come in tutte le religioni si fa, delle musiche, non è quello il nostro culto. Certo, fa parte il cantare del nostro culto, del nostro momento di culto, ma non è la sostanza quella, la sostanza è il nostro sacrificio, presentare i nostri corpi, dice questo brano, il sacrificio vivente. Noi siamo un sacrificio santo, che Dio approva, che Dio gradisce. E poi dice, non vi conformate questo mondo, abbiamo letto, altri dicono a questo secolo, il termine originale è aion, la epoca speciale stabilita da Dio. Voi sapete che tutta l'eternità è fatta di epoche, che sono state stabilite da Dio, da Gesù. Gesù è il re delle epoche, ricordate quel canto, al re dei secoli, all'immortà, il re dei secoli è Gesù. È in esito che Gesù ha creato queste epoche. E come sapete, lo dico spesso, noi stiamo vivendo nell'epoca centrale dell'eternità, l'epoca della grazia. L'epoca centrale dell'eternità, l'epoca della rivelazione di Gesù, della sua morte e della sua resurrezione. Questa è l'epoca centrale di tutta l'eternità. L'epoca centrale. E prima di questa serie di epoche cominciata con la creazione e che finirà col fiume dell'acqua della vita, con nuovi cieli e nuova terra, sono tutte queste epoche prima
della croce. C'erano altre epoche che noi, quando saremo col Signore, ricorderemo, capiremo. E dopo Apocalisse ce ne saranno altre. Ho sentito durante il telegiornale degli scienziati che dicevano che adesso si sta aspettando la fusione fredda, no? E che per questa fusione servirà l'acqua, molta acqua, l'acqua del mare, l'acqua. E pensate che meraviglia l'acqua, questo fenomeno straordinario, ne abbiamo parlato altre volte, quest'acqua che ha caratteristiche particolari. Vi ricordate che abbiamo fatto molti video su questo argomento, no? L'acqua. Quando noi parliamo, noi siamo fatti per 70-75% di acqua. Noi veniamo influenzati, l'acqua del nostro corpo viene influenzata da tutto quello che succede attorno. Ricordate gli esperimenti di quello scienziato che fotografa l'acqua nel momento in cui si congela, mentre noi pronunciamo parole come amore oppure odio, e quando si congela l'acqua, queste parole pronunciate provocano nell'acqua delle figure, i cristalli, quando si congela l'acqua, in presenza di parole buone come amore, salvezza, l'acqua che si congela forma dei cristalli meravigliosi. Quando pronunciamo parole come odio, Satana, eccetera, l'acqua non forma cristalli, forma delle cose bruttissime che vi ho fatto vedere in altri video. E tutto questo, l'acqua, viene da una epoca precedente, l'epoca della creazione, prima. Vi ricordate in Genesi c'è scritto: Dio creò i cieli e la terra, in principio. Non si parla di acqua. Ma poi vediamo che l'acqua c'è, cioè, in presenza dell'acqua lo Spirito di Dio produceva delle vibrazioni. E adesso gli scienziati scoprono che l'acqua è fondamentale anche per la fusione fredda. E quindi davvero tutto quello che è nella scrittura è perfetto. Anche il fatto che in Genesi non c'era l'acqua è stata creata precedentemente. Queste epoche, dobbiamo imparare a dividere la parola di Dio, 2 Timoteo 2,15, no? Dobbiamo imparare a dividere nel modo giusto la parola di Dio per non essere confusi, per comprenderla bene. Quindi anche questo fatto, l'acqua è un concetto meraviglioso e che si inserisce in un'epoca precedente. Adesso siamo nell'epoca della grazia di Gesù, dell'opera dello Spirito Santo che ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Diventiamo credenti, in quest'epoca noi possiamo diventare credenti gratuitamente, per grazia, semplicemente mediante la fede. Quindi, non vi conformate a questa epoca. Questa è l'epoca della grazia. E quindi ci sono due aspetti. In quest'epoca c'è il peccato, c'è l'opera di Satana e c'è la salvezza, c'è l'opera di Gesù. Quest'epoca è caratterizzata da queste due realtà: il peccato, la cattiveria, e la salvezza, l'amore. E qui siamo chiamati a scegliere, tutti sono chiamati a scegliere, tutti hanno un'occasione per scegliere. Pubblicamente decidere o nel loro cuore, Dio vede, ma dobbiamo scegliere in quest'epoca. Ci sono questi due aspetti: l'aspetto del peccato, della morte, della schiavitù, e l'aspetto della vita, della gioia, della salvezza. In questa epoca, quindi, noi non dobbiamo essere blasmanti, dice questo brano, non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, dice Romani 12. Non vi conformate a questa epoca.
ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. E cos'è questo rinnovamento della nostra mente? Abbiamo detto che ci sono due linee, due aspetti, la salvezza e la condanna. C'è il bene e c'è il male in quest'epoca. Noi siamo chiamati a scegliere il bene, ma queste due realtà convivono e noi dobbiamo uscire dal male e entrare nel bene. E si può fare questo ingresso nella vita del bene solo con la fede, abbiamo detto. Ma non vi conformate. Questo secolo vive sulla base della cattiveria, sulla base del peccato. Romani 3 dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria, tutti omicidi, tutti ladri, tutti stupidi, dice Romani 3 in maniera chiara. Ma, continuo poi, siamo giustificati gratuitamente per la grazia, per la sua grazia. Giustificati. Quindi noi dobbiamo uscire da questa linea del male, entrare nella linea del bene in questa epoca, uscire dalla linea del male, entrare nella linea del bene e essere trasformati, cambiare la nostra situazione naturale. Quando nasciamo, non nasciamo in una situazione di peccato, ma dobbiamo reagire a questa situazione e dobbiamo prendere la decisione per il bene. Siate trasformati, quindi cambiate strada, cambiate linea, perché per la nascita noi nasciamo nel peccato. Siate trasformati, passate alla linea del bene, alla linea dell'amore, mediante il rinnovamento della vostra mente. Della vostra mente. Cos'è questo rinnovamento della nostra mente? Noi siamo, abbiamo parlato altre volte, siamo spirito, anima e corpo. Questo che ci fa essere simili a Dio. Ricordate il brano della creazione, la parola creò, che c'è soltanto il versetto 1, il versetto 21, il versetto 27. Corrispondenza della creazione del corpo, dell'anima e dello spirito. Noi siamo spirito, anima e corpo. Ma Gesù aggiunge un dettaglio e dice: ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Ecco qua la mente. Mediante il rinnovamento della vostra mente, non vi conformate a questo secolo, ma siete trasformati. Dobbiamo passare dal male al bene. E come facciamo a rinnovare la nostra mente? È la fede. Il primo passo per rinnovare la nostra mente, come dice questa parte della lettera ai Romani, è la fede. Certamente uscire da questo canale, da questo mondo di peccato, uscire e entrare nel bene. E poi rinnovamento della vostra mente. Siate trasformati mediante il rinnovare, cioè creare in noi una mente nuova, una mente diversa, che non è più quella del peccato, che quando facciamo tutti la bella figura, la bella maschera, ma poi quando arriva il momento in cui siamo negativi diventiamo tutte delle bestie, come mio nonno che diceva: io so buono e so caro, era pugliese, ma ci mistizzo, conclusione, divento cattiva, no? State attenti, dicevano i bambini. Io sono buona e sto cara, ma ci mistizzo se mi arrabbio. E non è così. Noi dobbiamo invece passare dalla linea del male come credenti alla linea. Come facciamo a rinnovare la nostra mente? C'è un solo modo: il nostro rapporto con Gesù. Presentate i vostri corpi, il sacrificio vivente. Il corpo, Gesù ci insegna che è fatto di mente e forza. Ripetiamo la parola di Gesù: ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Quindi lì dove la terza parte, spirito, anima e corpo, il corpo, secondo l'insegnamento di Gesù,
è composto da mente e forze. Le forze sono la parte più esterna, poi più internamente c'è la mente, e più internamente ancora c'è l'anima, e ancora più internamente c'è lo spirito. Quindi noi siamo questa realtà. Rinnovare la nostra mente vuol dire che dobbiamo imparare, crescere, cambiare sulla base di quello che la mente ci insegna, di quello che impariamo con la nostra mente. Quindi, per esempio, la parola di Dio, la Bibbia. Rinnovare la nostra mente significa imparare, crescere, fare nostra nel DNA l'insegnamento della parola di Dio, della Bibbia. È quella la strada che ci fa rinnovare la nostra mente. È quella la strada che ci fa crescere e ci fa cambiare dalla schiavitù del peccato alla schiavitù dell'amore, alla libertà dell'amore. Quindi, rinnovamento della vostra mente è far sì che la nostra mente si occupi delle cose buone, della verità, della giustizia, di quello che c'è nella parola di Dio. Questo è, noi possiamo rinnovare la nostra mente esclusivamente con questo studio della parola di Dio. Non c'è altra autorità simile per la nostra vita, la parola di Dio scritta. Noi potremo rinnovare la nostra mente attraverso la lettura e lo studio della parola di Dio. Questo ci darà, trasformerà il nostro essere, lo studio della parola di Dio. E come possiamo, quali sono altri elementi che possono far sì che riusciamo a rinnovare la nostra mente? La parola di Dio è la cosa essenziale, leggiamo, facciamo. E poi il contatto. Il contatto continuo con Dio, la cui componente primaria è la preghiera, questo contatto con Dio. Quando noi leggiamo la Bibbia, Dio parla a noi. Quando noi preghiamo, noi parliamo a Dio. C'è questo rapporto continuo che determina la trasformazione della nostra mente. La lettura della Bibbia, ascoltiamo ciò che Dio ci dice, e la preghiera, esprimiamo ciò che il nostro cuore ci dice. Questo è il rinnovamento della nostra mente. Dobbiamo farlo attraverso lo studio, la lettura della Bibbia, sistematica, non saltuaria, avere un piano di lettura, e la preghiera. Ricordare che la preghiera è la cosa più importante della nostra attività. Quando preghiamo, parliamo con Dio e noi diciamo a Dio: opera tu, perché io non sono niente, non posso fare niente, ma opera tu per Matilde, per Barbara, per Simone, per Lantranco. Opera tu. Quando preghiamo noi ci rendiamo conto di non avere nessuna potenza in noi, ma che tutta la potenza è di Dio. E quindi, Signore, noi siamo qui. E vi ricordate come dobbiamo pregare? Nel nome di Gesù. Secondo la sua volontà. Con fede, perché sennò se non crediamo. Senza fede è possibile piacere, se questo Dio deve credere che Egli è e che è il remunatore di quelli che lo cercano. Quindi nel nome di Gesù, secondo la volontà di Dio, con fede, e poi ha detto Gesù, se le mie parole dimorano in voi, se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Quindi la preghiera ha queste quattro verità, come diciamo prima, le verità della parola di Dio a volte sono complesse. Le dobbiamo accettare da diverse direzioni, le quattro basi quindi della preghiera, nel nome di Gesù, perché è lui che è morto per noi, che ci ha aperto la strada del cielo.
col suo sacrificio al nostro posto, nel nome di Gesù. Ma non secondo la nostra volontà, secondo la volontà di Dio, io posso chiedere qualsiasi cosa, vado a finire, però sia fatta la tua volontà in questa cosa. Nel nome di Gesù, secondo la sua volontà, con fede che è certezza di cose che si sperano, con fede, e ricordando le parole di Dio, avendo la parola di Dio nel nostro cuore, le parole di Gesù nel nostro cuore, per chiedere le cose giuste, per fare le scelte giuste. Quindi il rinnovamento della nostra mente è attraverso la lettura della Bibbia e la preghiera. In questo modo noi abbiamo spirito, abbiamo detto, anima, corpo, spirito, anima, mente e forze, come ha detto Gesù, mente e forze. La nostra mente, le nostre forze prendono l'olio, per esempio, o si siedono per pregare, prendono sì, no? La nostra forza. Poi le cose che leggiamo passano dalla nostra mente, che elabora dei concetti. La nostra mente riceve le informazioni e poi le informazioni passano alla nostra anima e al nostro spirito, dove c'è lo Spirito Santo, perché i credenti hanno vivente in sé lo Spirito Santo, che ha sostituito lo spirito di Satana che c'era prima quando eravamo nel peccato. Adesso noi abbiamo lo Spirito Santo, quindi noi questo rinnovamento della nostra mente dobbiamo viverlo, abbiamo detto, con la preghiera e con la lettura della Bibbia, con lo studio della Bibbia. E allora abbiamo questo primo momento, che è prendere la Bibbia con le nostre forze, aprire, sederci, aprire e poi leggere. La nostra mente capisce, elabora e prende delle decisioni, e quello che leggiamo passa alla nostra anima e passa al nostro spirito, allo Spirito Santo, e poi tornano questi concetti attraverso l'anima, le sensazioni, le emozioni, passano di nuovo alla mente e al corpo e si prendono delle decisioni operative per la nostra vita, come sacrificio vivente. E che non sono decisioni che non fanno parte, come abbiamo letto, di questo mondo, ma siate trasformati. La nostra mente viene rinnovata, dobbiamo vivere non sulla base di questo mondo, ma sulla base di quello che c'è nella parola di Dio. Questo è il rinnovamento della nostra mente. Quindi, leggiamo le parole, preghiamo questo contatto con Dio, e queste informazioni raggiungono l'anima, raggiungono lo spirito, tornano all'anima per prendere delle decisioni con la mente e poi per metterle in pratica con il corpo. C'è questo passaggio, spirito, anima, corpo, spirito, anima, mente e forza. Quindi tutti i nostri pensieri rinnovati dalla parola di Dio e dalla preghiera hanno questo percorso, no? Il corpo, le forze, la mente che capisce, l'anima che emotivamente dice sì, voglio aiutare quella persona, voglio fare, e lo Spirito Santo che definitivamente dice sì, va bene, fai così. C'è questo continuo passaggio e bisogna stare attenti a non farsi prendere però da questa realtà in maniera sbagliata. La mente, abbiamo detto, elabora i pensieri, i concetti che noi riceviamo leggendo, eccetera. La mente. Ecco, la mente comprende quella che noi chiamiamo la ragione, no? Io dico la ragione spesso a torto, comunque la ragione. A volte, purtroppo, Satana fa sì che la ragione prenda il posto della parola di Dio. Noi abbiamo detto, essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente, perché la nostra mente deve essere concentrata sulla parola di Dio. Satana cerca di far concentrare la nostra mente invece sulla nostra realtà. Noi siamo importanti,
noi, non la parola di Dio, giudico io quello che dice la parola di Dio. Allora molti teologi dicono che quello che dice la parola di Dio dobbiamo valutare noi, quel che è giusto e quel che è sbagliato. Non c'è niente di più terribile. È quello che noi chiamiamo il liberalismo biblico. Liberalismo, cioè la ragione che giudica la parola di Dio e dice questo è giusto, questo è sbagliato. Molti teologi dicono i miracoli di Gesù non sono veri, non sono, è tutta tradizione. Gesù ha detto con la vostra tradizione avete annullato la parola di Dio, ha detto ai farisei, con la vostra tradizione, con la vostra religione avete annullato la parola di Dio. E quindi c'è tutto questo processo, la ragione che giudica la parola di Dio si sostituisce alla mente che accetta la parola di Dio, che si rifiuta di accettare i criteri di questo mondo e si concentra nei criteri dettati dalla parola di Dio. Allora il diavolo dice no, è la nostra ragione che deve prevalere, non è la parola di Dio, e questa è terribile, no? Il liberalismo. Andando più avanti, Satana cerca di renderci schiavi delle nostre emozioni. Le emozioni sono espressioni positive che scaturiscono la nostra fede. Quando la scrittura ci dice qualcosa, adesso vedremo nei Romani capitolo 12 tante cose che dice, dobbiamo emotivamente sentire di ubbidire a questi criteri che vengono dati, non dobbiamo farci prendere dalle emozioni come in molti movimenti diffusi, diffusissimi in questa nostra epoca, in cui tutto è emozione, canto, grida. Non dobbiamo farci dominare dalle emozioni. E al posto dello spirito c'è la religione, ma vi ho detto le parole durissime di Gesù di fronte alla religione. Satana cerca di farci dominare invece che dalle verità della parola di Dio, dalle affermazioni della cosiddetta nostra ragione. E poi cerca di farci dominare dalle emozioni fino a se stesso. Non come sano criterio di emozione per il bene, per amare, ma fino a se stesso. Gridare, non dobbiamo farci dominare dalle emozioni, e nello spirito non dobbiamo diventare una religione, non dobbiamo diventare religiosi. Noi non siamo religioni, noi siamo credenti in Gesù, siamo figli di Dio, siamo diventati. Lo Spirito di Dio abita in noi. Noi non siamo religiosi, non siamo una religione, noi crediamo in Gesù, abbiamo ricevuto la vita da Gesù. Grazie a Gesù e oggi la nostra vita è sua, dobbiamo presentarci in sacrificio vivente, abbiamo chiesto. Quindi la nostra non è una religione, è interessantissima proprio dal punto di vista matematico. Voi sapete che, come dico spesso, la parola di Dio nelle lingue originali è perfettamente, è numericamente perfetta. Ogni parola ha una struttura perfetta, è un concetto perfetto. Quando Gesù dice con la vostra religione, tradizione, avete annullato la parola di Dio, la parola che usa Gesù, che è scritta oggi nel Vangelo, nel testo originale, è paradosis. La tradizione religiosa, paradosis. E quando Gesù dice con la vostra paradosis, con la vostra religione avete annullato la parola di Dio, il valore numerico della parola religione, paradosis, perché tutte le lettere dell'ebraico, del greco, tutte le lettere delle lingue originali, ormai non lo sapete, sono anche un numero. Se noi facciamo una somma dei valori della parola paradosis, cioè religione, viene fuori il numero 666, il numero dell'anticristo. E con questo numero, dice Gesù, con questa vostra tradizione avete annullato la parola di Dio. E la parola di Dio chi è? È Gesù. E la parola Jesus in greco, che valore numerico ha? 888.
Quindi abbiamo il 666 e 888, 7 meno 1 e 7 più 1. Al di sotto della perfezione c'è questa religione che dice, parla, canta, ma senza realtà profonda. E poi dall'altra parte abbiamo la parola vivente, il Signore Gesù, fonte di vita e di salvezza, che ha valore 888. E che c'è, ricordate altri video sicuramente, nel Nuovo Testamento c'è 888 volte la parola di Gesù, ha valore 888. E in Apocalisse, che è il libro, il vero titolo è Rivelazione di Gesù Cristo, è stato scritto utilizzando 888 parole del greco. Quindi vedete che perfezione nella Bibbia. Dobbiamo stare attenti. Gesù è stato incredibilmente chiaro. Con la vostra religione avete annullato la parola di Dio. Quindi o cerchiamo una religione, la religione cristiana o qualsiasi religione, o seguiamo la parola di Dio, o seguiamo Gesù. Non c'è qualcosa di a metà. Ma sì, possiamo fare tante cerimonie, non c'è nessuna cerimonia da fare, c'è solo guardare a Gesù. Guardare a Gesù per la salvezza e per la vita. Non vi conformate a questo secolo. Presentate i vostri corpi in sacrificio vivente. Non vi conformate a questa epoca, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Quindi dobbiamo rinnovare la nostra mente, cambiare i criteri interni di vita, di spirito, anima e corpo. Cambiare il criterio dello spirito con la conversione. Cacciare Satana e lasciare lo Spirito Santo di vivere in noi. E le emozioni per il bene. Quello zero per la verità, per la bellezza, per la santità. Perché tutte le persone siano bene, per l'amore. Questa è l'emozione nostra, è un'emozione per l'amore. È la mente che cerca le cose buone della verità, che sono nella parola di Dio. Non possiamo permetterci di dire, ti dico io quel che è vero, come fanno la maggioranza dei teologi oggi. Non vogliono più seguire la parola di Dio, ma giudicano la parola di Dio. Te la dico io la verità. Non solo i cattolici, anche in campo protestante, i teologi giudicano la parola di Dio ed è un dramma, è un peccato gravissimo, è qualcosa di terribile. La religione, la tradizione umana che giudica la parola di Dio, quindi è il rinnovamento della nostra mente, la trasformazione del nostro essere passa attraverso la Bibbia. E attraverso la preghiera, questo contatto diretto con Dio, così possiamo trasformare il nostro essere. Siate trasformati, abbiamo detto, mediante il rinnovamento della vostra mente. E poi, continuando la lettura, dice affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. In questo modo se ci lasciamo trasportare dalla parola di Dio e dalla preghiera, questo rapporto di ricevere le parole da Dio, sentire quello che Dio dice con la Bibbia e parlare con Lui con la preghiera, questo rapporto tra noi e Dio, no? Ricevere attraverso la Bibbia e dare attraverso la preghiera questo rapporto, allora noi siamo trasformati e viviamo come queste nuove creature. Dio vuole che viviamo come nuove, che siamo nuove creature con la conversione, e Dio vuole che viviamo come nuove creature. Questo è il vostro culto spirituale, siamo noi adesso il sacrificio vivente. E in noi il mondo deve vedere l'opera di Dio, in noi è una grande responsabilità, ricordiamocelo sempre, è una grande responsabilità, ma è quello che dobbiamo fare, è quello che dobbiamo essere. Dobbiamo vivere secondo i criteri di Dio. Amate i vostri nemici. Adesso continuiamo a leggere e vedremo dei concetti meravigliosi.
meravigliosi che devono caratterizzare la nostra vita trasformata, trasformata attraverso la Bibbia, la preghiera, trasformata. Continuiamo quindi la lettura allora. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi, che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Perché, come in un solo corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Quindi siamo membra l'uno degli altri, siamo un corpo, siamo il corpo di Cristo. E dobbiamo mai dimenticare questo. Noi da soli non siamo niente, è Gesù che ci dà la vita, è in Gesù che c'è la vita. E quindi dice il Papa che abbiamo letto, abbiate di voi un concetto sobrio, non credete di essere chissà chi, non pensate di essere onnipotente. Una delle cose che ricordo con più che ricordo spesso della Corea del Nord, nella mia esperienza in Corea del Nord, ricordo, ho comprato alcuni libri sulla loro religione, no? La religione, siamo in luce, la religione. E il concetto centrale di questa religione è l'uomo è onnipotente, l'uomo è onnipotente. Questo è il centro della religione che è dominante in Corea del Nord. L'uomo è onnipotente. Il nostro concetto invece della parola di Dio è il contrario. L'uomo non è niente. L'uomo non può fare niente. Oggi c'è e fra un minuto non c'è più, domani non c'è più. L'uomo è onnipotente, dicono queste religioni, praticamente tutte le religioni. Lì è scritto chiaro nella loro religione, insegnato a scuola, eccetera, in Corea del Nord, ma tutte le religioni, se andiamo a vedere alla fine, andiamo a cercare i contenuti più profondi, tutte le religioni dicono l'uomo è onnipotente. Dicevamo prima il liberalismo biblico, i teologi protestanti, te lo dico io la verità, non la Bibbia, io, l'uomo è onnipotente. E invece noi dobbiamo ricordare, abbia un concetto sobrio, abbiamo detto, tranquillo, non pensare di essere chissà chi, devi pensare che Gesù è tutto, Gesù è Dio, Gesù è onnipotente, tu stai tranquillo. E poi l'essere insieme, l'essere un corpo, abbiamo bisogno gli uni degli altri e quindi dobbiamo vivere con tutte le cose buone, con tutti i criteri buoni. Andiamo avanti perché vedremo di amare i nemici, eccetera. Leggiamo ancora, andiamo avanti. Avendo pertanto carismi differenti secondo la grazia che ci è stata concessa. Carismi differenti, doni differenti, doni differenti. Ognuno di noi ha dei doni diversi che dobbiamo mettere al servizio degli altri. Lei continua. Se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione all'esortare, chi dà dia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia lo faccia con gioia. Continuiamo. La vita cristiana, l'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siete pieni di affetto gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate fra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose
Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Poiché, facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Bene. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male col bene. Vinci il male col bene. Questo è il miracolo che avviene con la conversione. È uno degli effetti di questo miracolo meraviglioso del sostituire lo spirito di Satana che ti dà solo odio per tutto, vendetta, sostituirlo con lo spirito di Dio che invece è amore. E di addirittura vincete il male col bene. Se qualcuno ti fa del male, tu devi rispondere e restituire il bene. Se ti fanno del male, devi rispondere il bene. Vi sembra possibile? Umanamente no. Ma Dio può farlo per mezzo della conversione. Dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente, abbiamo detto. Dobbiamo imparare a vivere secondo i criteri di Dio. Come Lui ha dato suo figlio, sua croce, come Gesù ha dato la sua vita per noi, così noi dobbiamo dare la vita per tutto quello che ci sta intorno, mostrare l'amore di Dio, anche quando ti fanno del male, anche quando ti vogliono uccidere, tu devi rispondere col bene. Noi dobbiamo rispondere con il bene. Non rendete male per male, ma rispondete al male con il bene. E piangete con quelli che piangono, rallegratevi con quelli che sono felici, siate felici con loro. E se qualcuno piange, piangete con loro. Dobbiamo sentire l'amore gli uni per gli altri. E se un membro della Chiesa soffre, noi soffriamo con lui, soffriamo con lui, con lei. Noi dobbiamo essere inseriti, si potrebbero dire su questo brano ovviamente, le diremo magari in futuro tante cose, ma il concetto centrale di questa parte finale è proprio quello: ognuno faccia la propria parte. Non creda di essere niente di importante, perché noi tutti abbiamo vita e valore soltanto in Gesù e non nella nostra capacità o nella nostra cultura o nella nostra forza o nella nostra ricchezza. Noi abbiamo valore solo in Gesù. E il bene deve trionfare sempre nel nostro comportamento, nella nostra vita, anche di fronte al male. Riceveremo nella vita un milione di volte del male, dei giudizi cattivi, falsi, sbagliati. Molte volte ci schiaffeggeranno, secondo le parole di Gesù. Dobbiamo porgere l'altra guancia. Dobbiamo rispondere al male con il bene. Questo è il concetto fondamentale della trasformazione che dobbiamo attuare nella nostra mente. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. E questo rinnovamento passa attraverso, allora, la parola di Dio, la lettura della Bibbia, la preghiera, il colloquio con Dio e l'amore che ci fa vivere tutto in maniera positiva. Anche quando ti fanno del male, noi dobbiamo rispondere col bene. E questo ci distingue e ci distinguerà dal resto del mondo. Bisogna che le persone vedano che abbiamo un carattere diverso, un cuore diverso, un pensiero diverso. Tu mi fai del male, ma io lascio tutto a Dio. Alla fine tutto verrà chiarito, tutto sarà nelle mani di Dio, capiremo tutto. Oggi siamo chiamati a
fare solo il bene, anche quando ci fanno del male. E succederà spesso di ricevere del male, ma ricordiamo sempre, rendete al male il bene, vincete il male col bene. Grazie Signore, gloria al Signore. Amen. Amen.